Vai. Il metodo 200 strumenti, di olio fuoco, riconoscibili dalla mia... Sì, dalla mano del A parte il fatto che una cosa che faceva, ecco, solamente questa tua spinta secco, diciamo, una... E basta, nient'altro. Poi il modo di pulire la canna che partiva dal nodo sino alla testina del suo capello, così come sembra fosse la stessa cosa. E niente, se cioè, non è che stava lì a fare... Vabbè, è stato costruito da lui e questo è già un onore. Sì, caspita. Questo deve fare una sorta di cassaforte. Bello, eh? Questo è il concetto che minimo, chiaro, questo è un concetto che 50 anni. Quindi da allievo, insomma, quindi di Aurelio Porto, giusto? Sì. Gianfranco Magia. Quindi ci puoi raccontare un po' come cosa accadeva durante le ore di lezione con Aurelio Porto, insomma. Allora, innanzitutto devo dire, precisare una cosa, che quando arrivo a casa di Aurelio e lo trovavo con la barba fatta, proprio una persona lucida, allora era la persona più squisita al mondo, che ti spiegava le cose proprio delicatamente. Invece quando lo trovavo un po' spettinato, un po' con la quarantena fuori del... Non era la giornata adatta, comunque no, niente, mi faceva capire il significato delle lamelle, ti faceva capire veramente cosa significava. Nel modo di suonare, quando mi spiegava in nonas, oltre che farti vedere il movimento delle dita sullo strumento, ti cantava Sannola, che è una cosa che forse solo è stato lui l'unico a cantare in nota San Balusardo a Lucca, no? E nel senso tempo, insomma, ti faceva capire dove c'era l'errore, facevi un passaggio, facevi un errore, no! Bisica non si sbagliava, bisica si sbagliava, allora ti ripeteva E te lo faceva ripetere anche con la Sì, bocca. si lo faceva cantare, e poi ti viene anche Memorizzarlo questo sì, 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 passaggio. certo, perché se tu facevi Sanova sbagliava, non la comprendiva, cioè, ci deve mettere in conca Sanova, in effetti È così. era così, poi niente, su tutti gli strumenti, cioè partire da sui grassi, punto d'oro, vediamo pipì, ammeglia, zampogna, fiuda, Quanto tempo hai impegnato a imparare la recitazione con la cannuccia in bicchiere? no, io ho iniziato direttamente con Samma Cosella, Senza imparare la senza, respirazione. la tecnica me l'ha insegnata la buona memoria del cancelle, perché mi aveva regalato uno strumento per il mio compleanno, per il mio decimo compleanno, ho compiuto 10 anni, mi ha regalato un pedale Mendes. Fiamma chiede su bisognava, tenevo e niente, allora è partita la cosa lì. Poi alla Proloco, lì sotto il magazzino di Padiglia, c'era un paio di Leonidas appesa al muro, che erano di Sant'Unilare. Eravamo ragazzini, già 10 anni, e i miei compagni dicevano: dai, che nessuno le suoniamo, perché bisogna essere serio, cioè, scesa e via per la Leonidas, no? Invece adesso magari vai a scuola, adesso chiede, bambino, adesso non Simone che sta iniziando così a conoscere lo strumento, secondo me dice cosa suona la moneta, dice, cioè non sa cosa suona la moneta, cioè in quel periodo già sapevamo cos'era la moneta, allora niente, prendiamo lo strumento, eravamo lì e io già sapevo fare il fiato continuo, allora i miei amici mi hanno sentito, ma tu sei bravo, tu sei io, e con Saporena Zialina Garavo, che era il capogruppo, mi disse: ma di bravi da suona la moneta, e certo come bravi. E mette una banda se lo blocco e di se li impara. Il giorno dopo vado con la mano di una gara a casa di Storelli. Mi ricordo era d'estate, rientrai a casa intorno alle 9, mi regalano sul corpo, su notte, Normale. Normale amministrazione. e tutto quanto, e gli ho detto che volevo imparare la suona della moneta, se non sapeva chi ero, la tappezzerina di una maglia di questo giorno. Nel filo del nevo della richiamata, sono una ballerina, insomma, non Sì, sono mi abbastanza bene. ricordo. Tutto quanto, e già le ho detto che già riuscivo a suonare. Tanto i miei amici si scavangiare lì. E cosa vuoi suonare? Posso suonare su grasso?
poi ci sono proprio 10, no, 7, 10. E papà su un sette lo vuole di angoto. Adesso sono su un sette. Capito? No, di tu sotto lo smuovo. Ma che sono su quello smuovo? Ah, ecco. E partiamo soffiare. A soffiare dentro. Immagino pure un ghetto. Ma vuol dire subito. E niente, a partire da lì, 11 anni ho iniziato, sino a 17 anni, poi ho fatto 6 anni. Si è iniziato la scalata. Sì. Tanto quasi più imparare, Aurelio, la serie di Aurelio. Allievo, diciamo che tu sei diventato maestro di allievo. Allievo, allievo un allievo in eterno. No, maestro Vidalissu, e chi ha imparato anche lui quando le prime armi. Perfetto, ha dovuto rubare ascoltando quello che dico allora, perché tutti non insegnavano le quello che dico va bene questa cosa, dovete ascoltare che quello che faccio io quando voi state riposando, sì, dovete ascoltare quello che sto facendo, dove è stesso con lo Zorelli, mai però per mito quello registrato ora registrato mai questo l'ha fatto Zorelli, mi ha registrato l'ha fatto sempre quello che c'ho qui già no. No, questo non è mai fatto. Ma adesso fa il son, non ho mai uscito da gente che tenia niente, c'è niente. Cheers. E t'ha vinto. Quando le piace, quando piace. Quando una la passione. No, sta media asciutta.
si vede con gli occhi rossi però. Si è emozionato. Augusto mi ha parlato di due. Simone ha detto se lo faccio vedere su video. Facciamo un pezzo da solo storico.
bravi.